Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube oppure su Insta e aggiungetevi al gruppo Telegram, potete farmi domande, restare sempre aggiornati sui video o chiedermi consigli. Il link comunque li trovate tutti qui sotto. Oggi finalmente farò la recensione dell'Immortale, bellissimo, tutte le copertine sono bellissime, così acquarellate come sono belle. Deluxe. Prezzo 14,90 € edito da Planet Manga, però sono soldi spesi davvero bene. Questa è la copertina del numero 15, l'ultimo volume. Mi piace stratanto, guardate qua. Sembra tipo fatta d'oro. Indietro non posso farvi vedere perché è uno spoiler del finale, quindi non me lo posso far vedere. Però è stupenda sta copertina. Non so come farvi capire al tatto, se è un po' in rilievo al tatto, ma siamo più fatta da acquarello, è bellissime queste copertine qua, le adoro, sono fatte a matita, ecco il carboncino matita. La storia, allora, è molto, parto premessa, è molto cruda, violenta, sì, arti mozzate, teste che saltano, viscere, quindi è molto molto violenta, parlo ovviamente del periodo dei samurai. Quindi, ma i veri samurai, proprio far capire che i samurai non erano tanto predisposti per la katana. Sì, la katana è famosa per i samurai, ma pochi ce l'avevano e soprattutto pochi la preferivano. Preferivano molto più lance di bambù lunghe, catene, armi particolari, quali vedi tutte parecchie armi particolari, vari scuoli, varie scuole, vari stili. Impari i termini giapponesi, soprattutto al governo, i funzionari, le cariche, ti aiuta molto a capire, soprattutto se vi piace il periodo samurai, però bello crudo, violento. Parla di questo Manji, che è il protagonista, che è l'uccisore dei 100 uomini, soprannominato così, che ha ammazzato 100 uomini da solo, e un giorno incontra una vecchia che gli inserisce nel suo corpo dei vermi. Questi vermi sono in grado di donargli l'immortalità, per questo si chiama l'immortale, che perde pezzi, perde arti, ma riesce ad appoggiarli in parte, a riattaccarseli. Quindi è immortale. Tutte infatti le sue battaglie portano a perdita di qualche arto, qualcosa, sangue, budella, che poi alla fine si ricompone sempre. Quindi è vera vittoria, perché se non fossi immortale sarebbe già finito già ai primi capitoli, probabilmente, perché muore. Se fosse una persona normale sarebbe già morto tante volte. Però la storia si articola da questa ragazzina che cerca vendetta perché suo padre e tutta la scuola, diciamo, di uno stile di spada a cui era il capo suo padre, è stata ammazzata e sterminata a causa di non ho mai capito come si pronuncia, comunque Anozu, perché la pronuncia sono difficili alcune pronunce. Comunque Anozu, capo del Littorio, di questa scuola di Littorio, che vuole assoggettare tutte le altre scuole all'interno del Giappone per cercare, diciamo, di rovesciare il governo. Non vuole più sottostare alle regole dello shogunato, cioè e vuole essere libero di studiare anche varie armi, anche armi straniere, vari stili, e fondamentalmente lui accetta solo persone forti. Il credo d'Alitorio ammazza quante più persone possibili, e se è una battaglia non può intervenire anche se fosse tua figlia. Però le battaglie sono bellissime, i disegni sono qualcosa di stupendo, sembra proprio fatti col carboncino. Ha questo stile particolare che si adatta molto bene al manga, soprattutto al periodo storico, che è seconda metà dell'Ottocento, molto, anzi, prima metà dell'Ottocento, molto, molto crudo, violento. Sì, è prima metà dell'Ottocento, scusate.
Poi ci sono diverse tematiche dentro questo manga, la vendetta che alla fine ti lascia vuoto una volta compiuta. Non è solo la ragazzina qua che vuole cercare di vendere, tante persone che vogliono vendetta, la vendetta genera altra vendetta e anche una volta che l'hai compiuta ti lascia vuoto quel senso di aver perso qualcosa che hai sprecato la tua vita inutilmente. Ma non c'è solo la vendetta. Ci sono dei capitoli bellissimi che forse sono quelli che ho preferito di più, che facevano esperimenti sull'immortalità di Manji, cioè veniva fatto a pezzi, torturato ogni giorno, venivano fatti esperimenti con altri condannati, cioè gli prendevano il braccio di Manji per attaccarglielo al posto del braccio di quell'altro, solo che molti condannati morivano tra atroci sofferenze, alcuni avevano, la maggior parte aveva rigetti, quindi soffriva ancora di più. Cioè, mi è piaciuta stratanto quella parte lì, perché gli fa capire l'oscurità dell'uomo, cioè che pur di che la persona che commissiona tutto questo, pur di raggiungere il suo scopo dell'immortalità, è disposto a sacrificare un sacco di persone, nonostante lo faccia per qualcosa di più alto, cioè per aiutare lo shogunato e tutte quelle cose lì, ma alla fine si macchia di crimini e colpe molto più gravi di quelli che fanno gli stessi carcerati, però essendo dalla parte della legge, diciamo che ha delle scappatoie e gli è concesso cose che ad altri non potrebbero fare neanche sognare. Però è molto crudo quella parte lì, molto cruda, violenta, gli stessi dottori si sentono a volte in colpa, cioè alcuni si bloccano, non vogliono più andare avanti, hanno sensi di colpa, altri perdono la ragione, impazziscono. Ci sono diverse fazioni, questo Manji con la ragazzina che vuole vendicare, che gli fa da guardia del corpo, perché è stata soldata la ragazzina, fa di guardia del corpo per uccidere questo Anozu. Poi c'è il governo che vuole ammazzare, guazzare sia lui, sia Manji, che Anozu e tutto Litorio. Quindi succedono varie battaglie tra uno e l'altro, ma capisci? Il bene e il male non è davvero da una parte e dall'altra. Ognuno combatte per le proprie ragioni, sono tutte ragioni egoistiche e personali. Nessuno in effetti combatte per l'altro, per una causa più nobile. Tutti sono egoisti e combattono solo per se stessi. Quindi c'è la vera essenza dell'animo umano nell'egoismo, questa crudeltà, che essere pronti a tutti per raggiungere i suoi scopi, anche perdere un braccio, un occhio, non è importante, è importante raggiungere lo scopo che si è prefissato. E non permettere a nessuno di impedirtelo. Ovviamente ci saranno anche stupri. C'è di tutto in questo manga, proprio è bello crudo e violento, quindi se siete un po' sensibili, non prendetelo perché Berserk è più violento, devo ammettere. Berserk l'ho trovato un po' più violento, soprattutto su alcune scene, poi soprattutto alcuni disegni te lo rendono davvero bene. Però qua non diciamo che è le vere, diciamo l'essenza un po' dei veri samurai, non quelli idilliaci che immaginiamo oggi asserviti allo shogun, pronti a morire per gli altri, per un bene superiore. Qua, fa capire, i samurai erano uomini che avevano desideri e fa niente se erano samurai al servizio dello shogun, ma andavano per altre vie che volevano loro per cercare di raggiungere i propri sogni, desideri e scopi, anche andando contro la legge, perché in quel periodo ai samurai, cioè alla classe guerriera, era uno status symbol più alto di tutto il resto, più alto dei contadini. I samurai erano gli unici, in particolare in generale i guerrieri, erano gli unici a avere il diritto di portare armi. Se un samurai, un guerriero, veniva lo schizzo di ammazzare un contadino, poteva farlo e alla fine non gli veniva fatto granché. Quindi vedi molto il Giappone antico, soprattutto se vi piacciono i samurai, ma ripeto, sono i veri samurai, non quelli che ci sono nell'immaginario collettivo, cioè sono molto crudi, violenti, a
katane sono davvero poche, ne ho viste davvero poche di katane in questo manga. Sono armi strane e ognuno ha scelto un'arma propria e ha creato un suo stile con quell'arma lì, con quell'arma lì è il migliore a usarla ed è quasi imbattibile con quell'arma lì, mentre con armi normali è una persona, diciamo, affrontabilissima. Poi, oltre alla crescita di Manji, che si sentiva in colpa per tutti gli omicidi passati, che cerca la redenzione per ammazzare 1.000 persone malvagie, ed è per questo che aiuta la ragazzina per cercare di proteggerla, anche se viene comunque dopo tutto quel tempo passato insieme, un po' di affetto nasce più come padre e figlia. Non pensate male, più come padre e figlia. Si sacrifica molto per lei, più di quello che farebbe una normale guardia del corpo, e la stessa ragazzina, nonostante sia lui la guardia del corpo, lo salva e lo protegge in diverse occasioni. Però vedi anche una crescita sua da bambina che è, perché aveva 14 anni o 16, non mi ricordo, da bambina che è, cresce molto la svelta, diciamo che sguazza nel sangue perché si abitua a queste scene che magari prima non era abituata. Addirittura riesce a salvare Manji dalla prigionia. Succedono davvero davvero tante cose che mi fa dire che è un manga con le palle. Questo è un manga con le palle. Il riassunto è un manga con le palle. Quindi io ve lo consiglio, straconsiglio, certo. Se mai siete sensibili, magari alcune scene vi potrebbero fare un po' star male, però se vi piacciono i samurai prendetelo. Poi, meglio che siate un po' maturi, ovviamente, per comprendere a fondo tutte le tematiche. Però mi è piaciuto tantissimo. Adesso non vedo l'ora che a marzo esce il sequel dell'Immortale, che si vede un po', non so se è collegato alle ultime tavole finali, il sequel, perché le tavole finali si vede un Manji 90 anni dopo con la storia principale, non vi dico altro, però magari non so se è collegata a quelle, però sono molto curioso, visto che Immortale può vivere per secoli e secoli, molto curioso di leggerlo, che prenderò assolutamente, e ovviamente quando prenderò poi farò un video a prima impressione, però prendetelo, fidatevi.